Questi sono i Salomon X-Ultra 360 Edge Mid GTX. Un nome lunghissimo per uno scarpone che, vi dico subito, non mi è piaciuto e vi spiego i tre motivi fondamentali per i quali non vi consiglio di acquistarlo all'interno della recensione completa. La prima cosa che non mi è piaciuta di questo scarpone è proprio la sua suola. Perché qua troviamo una suola Salomon ContaGrip. Una suola che su tutta la parte di asciutto va anche abbastanza bene, ha un tassello anche bello alto che sicuramente la farà durare abbastanza nel tempo. Il problema di questa suola è che quando troviamo qualcosa di bagnato, umido, qualcosa che non sia asciutto, veramente non è per nulla affidabile. Su roccia bagnata scivola tantissimo. Sul fango ha un numero di tasselli talmente alto e sono talmente vicini che crea lo zoccolo e poi scivoli tantissimo. Su foglie bagnate anche lì si scivola tantissimo. Diciamo che è una suola che non mi ha dato per nulla un senso di sicurezza. Utilizzando questa scarpa, devo dire, continuavo a fare attenzione a dove mettevo i piedi, non avevo un passo sicuro, non mi ha dato quel senso di sicurezza che secondo me è fondamentale in una scarpa pensata per andare in montagna. Ecco che la suola ContaGrip secondo me è uno dei punti negativi di queste Salomon. Passando all'intersuola, qui troviamo il secondo aspetto che non mi è piaciuto. Non tanto l'ammortizzazione, perché da quel punto di vista l'ammortizzazione ci sta anche, non è altissima, diciamo che al fine giornata, se fate delle escursioni veramente lunghe, magari un po' il piede stanco lo avete, non è sicuramente una scarpa super ammortizzata. Il vero problema di questa scarpa è che si sentono tutti i sassi. Cioè, camminando su qualche sassolino, qualche radice, non dico sentieri tecnici, proprio giusto dei sassolini che si possono trovare su un sentiero, li si sente tutti. Ma tutti. E questo fa veramente male. Cioè, io vi assicuro, ho fatto una discesa con un 800 metri di dislivello su un sentiero abbastanza tranquillo, dove, sì è vero, c'era qualche sassolino. Ragazzi, sono arrivato a fine discesa con la pianta del piede veramente massacrata. Cioè, faceva malissimo e mi sono dovuto fermare più volte per far respirare il piede, perché proprio sentivo tutti i sassi sotto il piede. Quindi da questo punto di vista è davvero un'intersuola che secondo me deve essere molto più strutturato. La terza parte che non mi è piaciuta è la parte superiore della tomaia. Iniziando dal puntale, questo è abbastanza classico, un puntale abbastanza rigido che in questo caso, devo dire, lavora sicuramente bene, perché potete prendere a calci una roccia e non ha nessun problema. Il problema di questa tomaia è che non è imbottita. Cioè, all'interno, se voi mettete la mano all'interno della scarpa, sentite che proprio ha 0-0 imbottitura. E questo comporta due enormi problemi. Il primo è che se vi cade qualche sassolino, qualche roccetta sul piede, vi assicuro che veramente inizierete a urlare dal male. A me è capitato e sono tornato a casa che avevo il piede con un bel livido. Cioè, quindi davvero, da questo punto di vista, la protezione superiore è praticamente nulla. E questo possiamo sì vederlo come un problema, però se uno dice non voglio andare su una superficie dove ci sono rocce, magari non lo si presenta. Il vero problema di questa scarpa è la sua allacciatura. Perché non avendo nessun tipo di imbottitura nella parte interna, si sentono tantissimo i lacci. Cioè, vi assicuro che questa scarpa, una volta allacciata, a me ha fatto male per tutta l'escursione che ho fatto. Tutte le escursioni che ho fatto sentivo i lacci che stringevano il piede, proprio il laccio che andava a serrare il piede, ed ogni singolo passo mi faceva male. Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare la allacciatura abbastanza larga. In quel caso si sente molto molto meno. Il problema qua sono due però, che lasciando la allacciatura larga innanzitutto entra un sacco di materiale, e anche a me è capitato che sono tornato alla macchina e ho il piede all'interno che era pieno di foglie, e poi che naturalmente il piede all'interno della scarpa balli perché non è serrato bene. Quindi dalla parte superiore della tomaia veramente secondo me ha un grosso problema che ne compromette completamente l'utilizzabilità. Dal punto di vista poi della traspirabilità, in questo caso è molto buona perché non avendo nessun tipo di imbottitura la traspirabilità è veramente alta, e anche la membrana in Gore-Tex messa sulla parte interna fa sì che lo scarpone sia impermeabile, quindi da questo punto di vista nessun problema. Però vi assicuro che fa veramente male utilizzare questa scarpa. Parlando invece del tallone, devo dire che è un tallone ben imbottito perché l'imbottitura è praticamente presente solo qua. Un tallone col taglio mid, esiste anche la versione bassa se la preferite bassa, ed è abbastanza stabile anche perché nell'intersuola troviamo uno chassis che la rende molto stabile. Da questo punto di vista, anche su dei terreni un pochino magari un po' accidentati, devo dire che è abbastanza stabile. Infine, per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede, devo dire che si trova un avampiede abbastanza standard. Non è né troppo grosso, non è né troppo stretto, abbastanza standard. Io ho preso il mio classico numero che prendo sempre di Salomon, senza voler prendere mezza taglia o un numero in più. Arriviamo dunque alle conclusioni. Vi consiglio queste Salomon
Beh, come avete capito, no. Vengono vendute a un prezzo di 170 euro, quindi online si trova sui 130-140, ed è un peccato che abbia tutti questi difetti, perché a livello di prezzo poteva sicuramente essere molto competitiva. Però no, non ve la consiglio assolutamente, perché io ogni singolo passo che ho fatto con queste Salomon è stato un dolore. Quindi davvero non ve le consiglio. Secondo me, da questo punto di vista, non aver messo la parte di imbottitura sull'allacciatura presente sull'avampiede, diciamo tutto il collo del piede, è stato veramente un grosso errore. E mi dispiace, perché poi ho avuto modo anche di controllare se fosse stato il mio prodotto difettato oppure è un problema proprio della serie, e devo dire che tutti gli scarponi che ho trovato di questo modello sono tutti uguali, quindi probabilmente sarà così su tutti. È davvero un peccato, perché poteva essere un ottimo prodotto che invece si è rivelato un vero flop. E detto ciò, ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!